In questo tutorial di Arcadia vediamo come gestire i piani e i vari livelli di un edificio. Allora, abbiamo realizzato quello che è il nostro piano terra. Possiamo andare adesso in alto, come vedete, nella gestione progetto ci sono delle icone che mi permettono di stabilire quello che è un aggiungi piano sopra o sotto. Quindi adesso aggiungiamo un piano sopra e all'interno delle proprietà del piano io posso definire ovviamente il nome del piano, a vedere un'anteprima. Vedete, ci sono appunto dei livelli di piano già creati e posso scegliere quella che è l'altezza complessiva del piano, considerando quindi il solaio, la base del solaio inferiore con quello dello spessore compreso del solaio superiore. Quindi al dare appunto quelli che sono i parametri di altezza complessiva. C'è un esempio pratico anche qui che vi permette quindi di stabilire HC quello che è il livello d'altezza da considerare. Fatto questo, posso quindi attivare automaticamente quello che è il mio piano. Ovviamente, una volta definito il livello di riferimento, quindi doppio clic sul piano, posso sempre tornare sulle proprietà del piano, tasto destro, e andare quindi a modificare questi parametri. Una cosa importante è considerare eventualmente la possibilità di spostare questi piani da un livello all'altro. Difatti, tasto destro mi permette quindi di spostare in giù o in su a seconda di dove è posizionato il mio livello. Una volta che ho attivato questa funzione del piano, posso procedere in architettura e utilizzare le funzioni classiche di disegno, di progettazione per continuare il mio lavoro. Difatti adesso vado a continuare a utilizzare anche la funzione muro per tre punti e mi vado con New Snap a generare quello che è il mio livello. Vedete, in automatico mi è andata praticamente a visualizzare. Andiamo a prendere riferimento alla vista 3D. Un attimo a disposizione viste, quindi possiamo visualizzare la nostra vista e vedere come io sto realizzando quello che è il mio muro altezza di riferimento. Ovviamente io già avevo fatto già un altro piano, quindi lui mi ha proiettato quello che il disegno del muro dove io l'ho disegnato. Quindi posso tranquillamente andare a selezionare dalla vista 3D e fare cance per cancellare il tutto. Quindi da questa posizione, sempre da gestione progetto, ho la possibilità di gestire anche le proprietà del mio piano. Posso ovviamente gestire i livelli anche da gestione progetto con queste icone qui, vedete, sposta piano giù, piano sopra o col tasto destro come abbiamo visto prima, e se nel caso posso anche andare a eliminare cliccando. Praticamente se elimina il livello di riferimento, ok, e ripristinare quello che era. Ovviamente questa cosa va fatta sempre nella gestione della vista di progetto e non sulla vista 3D. La vista 3D ricordo che è sempre legata solo alla visualizzazione del rendering. Quindi io mi porto sul piano della scheda della vista di riferimento, faccio elimina e quindi mi elimina in modo corretto quello che è la il livello considerato.